questo strano, privato, privatissimo, Petrarca non ne consente una circolazione, che è oggi diremmo una sorta di autocoscienza di sé, di autoanalisi di sé, con l'interlocutore che è Agostino, il suo Agostino, Sant'Agostino di Ippona, che lo sottopone a un vero e proprio processo, a uno scrutinio di tutti gli errori che sta facendo, tutti gli errori, e lo rimprovera ferocemente. Ma il risultato di questo lungo processo è che Petrarca esce rafforzato nella convinzione di quella che deve essere necessariamente la sua strada, che non deve deviare dalla strada, che è la strada appunto del restauro, della rinascita delle lettere su modelli degli antichi, e al tempo stesso consegue la consapevolezza di quello che non tiene. È un testo per certi aspetti tragico, nel senso che emerge la consapevolezza di Petrarca della propria malattia, quella che lui chiama acedia, l'acidia, la depressione.